Maresciallo! Oh, comandante! Comodo, comodo, comodo. A che devo l'onore e il piacere della sua visita, comandante? Sono venuto per controllare il paese se è tutto a posto. Sì, tutto normale, tutto regolare, tutto al massimo, tutta efficienza. L'integrazione con i vigili? Tutto integrale, comandante. Ok, così mi piace, così mi piace, dobbiamo essere combattivi. Oh, i nervi, i nervi. Cos'è, comandante? La vedo nervosa. È successo qualcosa al comando? Al comando non è successo niente, è tutto sotto controllo. E che cosa è successo? Questa mattina in macchina sì. Sentivo la radio. Quando mai io sento la radio? Quando mai? Comodo, 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 comodo. Grazie. Beh, vabbè, che cosa ha sentito la radio? Mi perdoni. La radio ho ascoltato un programma di barzellette. Di barzellette? Di barzellette, le barzellette su di noi, ogni barzellette. Erano almeno 4 o 5 barzellette. Ehi, tutte le barzellette. E va bene, allora, dove stai? Sono qua, comandante, sono qua, siamo. Sì. Stiamo uscendo, scusi, comandante, ma le barzellette sui carabinieri? Non è possibile, non è possibile, al giorno d'oggi non è possibile che si debba ancora raccontare le barzellette su di noi dell'altro. Non è possibile. Comandante, mi perdoni, le barzellette sui carabinieri esistevano, esistono e esisteranno sempre. Perché noi qua abbiamo il materiale umano da poter fare barzellette sui carabinieri. Vuole la prova? Non esiste più prova, non esiste prova, non esiste prova. Mi perdoni, io ho la prova, le faccio vedere subito. Rossi, comandi, venga qui. Comandi! Rossi, vada a casa mia sì. E controlli, ci sono io, poi venga qui e me lo riferisce, va bene? Sì, ho capito, vada a casa sua e vada a vedere se sta lei. Va bene? E che ci vuole? Vada e vengo. Vada e vengo. Come io dico, vai a casa mia, vedi ci sono io e lui va veramente, comandante. Questo è un caso su mille, voglio dire, ragazzi, sicuramente da poco che sta nell'arma, diciamo, e già deve crescere, ecco. Non ha pensato che avrebbe potuto fare anche una telefonata. Diciamo. Intelligentemente, come? Senza che vai e vieni col traffico, le cose. Che muscoli, dai. Vabbè, dobbiamo il telefono. Ha fatto integrale quello. Comandante! Oh, Rossi, allora. Questo è tornato, tornato. Veloce, veloce. Mo, sono fatto la cosa. Allora, sono andato a vedere a casa sua, come ha detto lei. Sono andato a vedere se stava lei a casa. Allora, sono andato e ho visto bene bene e lei a casa non c'era. Non c'era. Però io non ci metterei la mano sul fuoco. Come? Perché stando lì ho sentito degli sbattiti di porte, dei rumori provenienti da casa sua. Oh. Ma non vorrei che lei stava e io non me ne sono accorto. Oh, Madonna Santa, comandante, e a casa mia non ci sta nessuno. Non vorrei adesso che ci sto e io stesso non me ne sono accorto. Metti che sta. Metti che sto. Lasciamo a vedere. Lasciamo a dare un'occhiata, per favore. Raga, che bisogna capire la situazione. Per piacere. Sardella, venga. Vedi, questa lui a casa sua. Non c'è. È importante. Dai, questa cosa è importante. Veloce.